Cioè, è come una scala, no? Pensando a dei gradini. Infinity nell'esame orale, quello che hanno fatto i ragazzi, listening e speaking, c'ha 12 livelli, cioè due per ognuno dei livelli del quadro comune. Mentre per quando diventerete più grandi, quando andrete alle superiori, vi consiglio ovviamente di fare l'ISE, cioè l'Integrated Skills in English, che è un esame dove ci sono le quattro abilità. Listening, ascolto, speaking, parlato, reading, lettura e scrittura. Perché con quelle quattro abilità ci si guarda dappertutto. E all'università accettano, e nei concorsi accettano, quel tipo di esame. Quindi pensate già a crescere, e poi quell'esame lo consiglio veramente dal terzo anno in su. Perché? Perché la commissione dell'esame di Stato prende in considerazione per i crediti scolastici, prende in considerazione i crediti formativi gli ultimi tre anni di scuola nelle scuole superiori. E lei inizia il liceo di Canosa, che fai. Ho detto la fesseria? No. Meno male, completa. Questo è fondamentale. E poi l'esame Trinity, lo dico e non vi tengo più di tanto, è un esame per la vita che ti insegna anche come condurre i colloqui. Perché è un esame fatto in una stanza one to one, l'esaminatore viene veramente dall'Inghilterra, non è una persona presa in zona, diciamo, viene dall'Inghilterra, non lo conosciamo né noi né voi. Cioè, quindi immaginate, signori genitori, una